Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Bianca Guaccero e la paura in queste ore per la malattia. La donna ha fatto un annuncio attraverso il suo profilo Instagram. Bella e di grande impatto, conduttrice che ha saputo mettere in campo tutte quelle che sono delle peculiarità artistiche degne delle migliori signore della televisione. E così Bianca Guaccero, davvero in breve tempo, ha stupito tutti ed è diventata a tutti gli effetti una delle donne più rappresentative per l'emittente pubblica. La Rai, già da qualche tempo, ha cominciato un'operazione interna che prevede l'individuazione di personaggi in grado di rappresentare l'azienda pubblica di fronte ai suoi telespettatori. Bianca, in questo senso, ha raccolto tutte le prerogative necessarie, riuscendo a ripagliarsi uno spazio molto importante. Bianca Guaccero punto arrivare alla conduzione di un programma come Detto Fatto è stata di sicuro la chiave di volta per la sua carriera. Prima di lei l'ottima Caterina Balivo, che adesso aspetta di poter avere la possibilità di condurre un programma tutto suo, magari riuscendo anche a portarsi nuovamente al centro dell'attenzione con qualcosa di fresco e nuovo. La Guaccero, dal canto suo, sta portando avanti il suo percorso con grande personalità, ed il pubblico ha ormai imparato ad apprezzarlo. Anche perché nel suo caso c'è anche un background molto particolare. Bianca, infatti, vanta in carriera la partecipazione a diversi lavori in televisione come attrice, senza dimenticare anche il teatro ed anche diversi film. Dunque anche il cinema, a completare un profilo che trova proprio nella conduzione un'ulteriore forma di espressione per una donna che ha dimostrato di avere tante doti artistiche. Bianca Guaccero, la malattia e l'annuncio su social. Anche Bianca, come migliaia di persone nel corso degli ultimi due anni, ha dovuto fronteggiare un grande problema. La donna, infatti, è risultata positiva al Covid, ed è stata costretta ovviamente a restare in casa e rispettare il suo periodo di isolamento. Un qualcosa purtroppo tristemente noto a tantissime persone che anche in questi giorni sono risultate positive al coronavirus. Stories di Bianca Guaccero. In queste ore, però, è arrivata la svolta nella lotta di Bianca a questa malattia. È stata la stessa conduttrice ad annunciare il tutto attraverso le stories del suo account Instagram: ragazzi, sto andando a fare il tampone di controllo. Speriamo, mi mancate, aveva scritto ieri mattina la Guaccero, avvisando dell'imminente controllo. Negativa. Ci vediamo domani, l'annuncio della conduttrice è arrivato sempre su Instagram a distanza di qualche ora. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.